soldi a te, cosa ne pensa quindi del fiscal compact? E esiste una possibilità di riformarlo e in che modo secondo lei? Ecco dunque, se è vero quello che ho detto, che questo rapporto dentro l'Unione Monetaria Europea c'è un rapporto di sfruttamento, che io oserei dire coloniale, da parte del centro, Germania e satelliti, nei confronti della periferia, che sarebbero i famosi PIGS, i paesi maiali, che sono Portogallo, Italia, Grecia, Spagna, che sono quelli che abbiamo visto, che sono quelli che devono essere debitori, quelli che devono fare debiti per consentire alla produzione tedesca di trovare modo di vendere, di essere venduta nella periferia. Bene, il giochino funziona, questi debiti però vanno ripagati, certo, ci mancherebbe altro, sono tutti a scadenza. Sì, il problema potrebbe non esserci se alla scadenza vengono rinnovati. Cioè a questo punto io ho un debito di 100, immaginate il vicepresidente discorso, io ho fatto un debito di 100, alla scadenza devo pagare 100 naturalmente al mio creditore, va bene, però il creditore mi dice vabbè te lo rinnovo. Vabbè, casomai mi aumenti l'interesse, invece di 1 mi paghi 2 di interesse, d'accordo, invece di mi rimane 99, mi rimarrà 98, per cui ecco, se viene rinnovato il gioco continua, perché comunque in Germania si può continuare a produrre e nella periferia si può continuare a comprare grazie all'indebitamento che viene rinnovato. Ecco bene, tutto questo sta cambiando però a causa di quell'accordo di fiscal compact che è stato introdotto nel 2012 che dovrebbe entrare in vigore all'inizio del 2015. Ecco, cos'è successo? Perché è stato imposto dalla Germania. Cos'è successo? Beh, ci sono stati negli anni precedenti due fenomeni un po' gravi, inquietanti dal punto di vista dei creditori, ecco, che sono in questa ottica, i creditori esteri che sono i tedeschi. C'è stato il precedente della Grecia, che abbiamo seguito tutti quanti, la difficoltà della Grecia di pagare il suo debito, ha rischiato il default, tutto quello che vi pare, ma soprattutto il caso di Cipro. Cipro ha rischiato anch'esso il default, ne è venuta fuori con una situazione molto strana. Ecco, praticamente l'Europa ha accettato che il debito cipriota venisse ripagato in parte. Cioè, adesso non ho in mente la cifra esatta. Immaginate, il debito era di 100, vabbè, io lo rimborso pari a 75, il 25% ve lo scordate. Ecco, è stata accettata perché il debito cipriota, per la parte degli stranieri, era soprattutto in mano ai russi. Per cui gli europei hanno detto, va bene, bene, cari russi, avete investito 100 in Cipro, bene, venite restituite, vi verrà restituito soltanto 75. Ecco, però voi capite che questo è stato un precedente molto brutto, perché si autorizzava gli stati sovrani a restituire il debito solo pro quota, l'altro il resto niente. Beh, a questo punto la Germania si è molto preoccupata e ha messo in cantiere questo fiscal cost accord, fiscal compact, che è stato approvato, votato, è diventato legge costituzionale in Italia nel 2012, addirittura con maggioranza rinforzata. Cosa vuol dire? Vuol dire che è stato approvato con più del 75% dei voti del nostro Parlamento, in modo che così non possa essere indetto nei suoi confronti alcun referendum abrogativo. Ecco bene, a questo punto cosa dice questo fiscal compact? Due condizioni. Uno, e l'abbiamo già visto, è che il pareggio e il bilancio dello Stato deve essere in pareggio, in realtà 0,5%, un minimo piccolino ci vuole, ecco. Cioè, ma cosa vuol dire? Praticamente che lo Stato, se vuol fare delle spese, le deve fare soltanto elevando tasse a carico dei cittadini. Cari cittadini, d'ora in poi la spesa pubblica ve la pagate, va bene? Non volete pagare le tasse e allora non avrete, fate a meno della spesa pubblica, molto semplice. Se volete pagare, se volete invece dei servizi pubblici, vabbè, allora pagherete l'IMU, pagherete l'aumento dell'IVA, pagherete quant'altro. Il bilancio deve stare in pareggio, come diceva già quel santuomo di Milton Friedman. Ma c'è un secondo accordo, una seconda condizione nel fiscal compact che merita di essere sottolineata perché è gravissima. Il debito pubblico lo dovete restituire. Beh, non tutto e non subito. Ecco, dovete portarlo al 60% sul PIL in un arco di 20 anni. Cioè, cosa vuol dire? Che tutti gli stati europei che si sono impegnati, che hanno debito pubblico, quell'indebitamento di sopra al numeratore, quell'indebitamento lì deve essere portato al 60% del PIL, deve essere quindi ridimensionato, non deve essere così esagerato come è oggi attualmente, restituendolo
pro quota per 25 anni. Bene, a questo punto si tratta di vedere, bene, a questo punto l'Italia, cosa gli succede all'Italia? Bisogna da vedere quant'è il debito pubblico italiano e cosa significa portarlo al 60% del PIL nell'arco di 25 anni. I calcoli sono stati fatti, bene, il debito pubblico supera i 2.000 miliardi di euro, facciamo 2.000 per comodità, ecco, è più grande, però facciamo 2.000, ed è pari al 120% del PIL, 2.000 e 120%. Bene, allora a questo punto riportarlo al 60% vuol dire ridurlo della metà, così. Uso queste cifre approssimative perché sono più comodi i conti. Ecco, significa ridurre di mille miliardi di euro il debito pubblico italiano nell'arco di 25 anni. 25 anni diviso per 1.000 miliardi, in realtà è un po' di più, 1.000 miliardi diviso 25 anni fa 50 miliardi di rimborso del debito all'anno. Ora teniamo presente che questi 50 miliardi, una parte è nazionale, una parte anche estera, e lo Stato italiano ha già cominciato a restituire agli stranieri. Così cosa succede? Quella parte che viene restituita agli stranieri, loro non rinnovano più, per cui bisogna rifarlo dentro l'Italia. Ecco perché bisogna che siano le banche nazionali che acquistano titoli del debito pubblico italiano, perché la fonte straniera si è presa paura e sta tirando la manina indietro. Bene, a questo punto però bisogna continuare a fare questo progetto di restituzione del debito. Bene, 50 miliardi all'anno per 25 anni, ma il bilancio dello Stato deve essere in pareggio, sì, e allora cosa vuol dire? Vuol dire che se le mettiamo assieme, il bilancio dello Stato al 1 gennaio di ogni anno per 25 anni non sarà in pareggio, ma sarà di meno 50. È come, immaginate, un campionato di calcio con l'handicap. Abbiamo un handicap di 50 miliardi l'anno da recuperare oltre alle spese dello Stato, oltre alle tasse necessarie per finanziare lo Stato, altre imposte tasse per restituire 50 miliardi all'anno per 25 anni. Fosse così? No, non è così, è peggio, perché in questo meccanismo qua ci siamo dimenticati che dobbiamo poi pagare sul debito pubblico anche gli interessi, perché quando io restituisco un debito c'è la parte di capitale, di ammortamento che restituisco, ma poi comunque devo, fino alla conclusione, devo pagare gli interessi sulla parte di debito che mi rimane. Certo che sarà calare, però ci sono anche gli interessi, è un meccanismo, un moltiplicatore. Allora, il mio compagno, che lavora in una finanziaria, si è divertito a fare una simulazione. Dice, prendiamo una situazione standard e andiamo a vedere questa quota d'ammortamento più interessi che l'Italia si è impegnata con legge costituzionale nel 1912 a restituire. Ecco, la prima cosa è che, ecco, Prometeia ha fatto anche lei, aveva cominciato la proiezione, 3 anni. Ecco, nel 2015, se parte all'inizio del gennaio 2015, questo è l'ultimo anno che abbiamo il 3% di deficit, possibilità di arrivare al 3% di deficit. Il governo Letta ha fatto i salti mortali per stare a 2,9, ecco, dal prossimo anno sarà 0,5 il governo. Ecco, in più c'hai la restituzione del debito più gli interessi. Ecco, vi dicevo, Prometei ha fatto questo primo calcolo e sarebbero 48 milioni. Naturalmente si tiene conto che ci sono dei vantaggi, a scorporo c'è l'eventuale crescita del PIL, c'è l'eventuale riduzione del debito, dei tassi di interesse sul debito, ecco, c'è l'inflazione, un grado di l'inflazione può aiutare a ridurre a ridurre questa incidenza. Ecco, le condizioni che ha posto la Prometeia sono che il PIL nel 2014-2015 sia dell'1,4, generoso, che l'inflazione sia dell'1,8, generoso, perché stiamo entrando in deflazione, che, ecco, il tasso del debito sia il 4,8. Ecco, dopodiché ha calcolato quello che bisognerà pagare ogni anno e viene fuori 48 miliardi. Vabbè, a occhio vi dicevo 50, va bene, più o meno quella cifra lì. Sì, d'accordo, vi dicevo che questo mio amico che lavora in una finanziaria, non posso fare il nome,
si chiama Tony Iero, ha fatto una tabellina, ecco, su cui stiamo discutendo perché vogliamo renderla pubblica, e dice, vabbè, e proseguiamo il giochino. Prendiamo, assumiamo le condizioni di Prometeia e le proiettiamo per 25 anni, cioè immaginiamo il mondo che il 2015 che Prometeia ha previsto, lo congeliamo, le condizioni saranno sempre quelle. Addirittura lui aveva messo 1,5 di aumento del, sì, no, 1,5 di aumento del reddito, di crescita del PIL, 1,6 abbassato un po' l'inflazione, ecco, 5 del PIL, del tasso del debito, e poi lo congeliamo e arriviamo, vediamo alla fine cosa succede. Ecco, vi do le cifre del debito che ci verrebbe, l'handicap di quel nostro campionato che dura 25 anni. Sono miliardi di euro. 48, 61, 97, 100, 103, 106, 109, 113, 116, 120, 124, 127, 131, 136, 140, 144, 149, 153, 158, 163, 168 miliardi di debito nel 2015 da applicare subito sul bilancio e da coprire con tali imposte e tasse, anche se lo Stato non facesse nessuna spesa pubblica. Vabbè, perché tu sei un euroscettico, perché non ti piace l'Europa, perché sei acceso da spirito antitedesco. No, no, allora ho scoperto, finalmente cominciano a preoccuparsi. La cosa tragica è che quando questo dibattito è passato in Parlamento nessuno è intervenuto a mostrare la gravità di accogliere a maggioranza rinforzata in Costituzione questo accordo che è, lo posso dire, delinquente. Vabbè, tu sei il solito. No. Mi trincero dietro una persona assolutamente rispettabile. Un giornale assolutamente rispettabile, Repubblica. Non è esattamente un giornale sovversivo. Ecco, è un suo commentatore, Mario Pirani, che è tutt'altro che un sovversivo, anzi, per me è a destra. Quindi. Ecco. Parla del Piano Fiscal Compact, ecco, il 13 gennaio del 2014, ce ne sono accorti adesso, in che razza di cul di sacco ci siamo infilati. Il Fiscal Compact chiede inoltre ai singoli paesi europei di perseguire nel ventennio tra 2015 e 2035 una riduzione del debito pubblico in eccesso rispetto alla soglia del 60% del PIL al ritmo di un ventesimo all'anno. Fai i calcoli che ho fatto io. Ecco, questo significherebbe una riduzione annua del debito pubblico iniziale del 3,5% del PIL e poi dell'1,30% verso il 2035. Ecco, sarebbero somme enormi che anche a voler privatizzare tutti i nostri gioielli di Stato, i nostri cespiti immobiliari, ci lascerebbero ben presto come unica opzione quella di ridurre profondamente la spesa pubblica italiana e di aumentare fortemente la tassazione su cittadini e imprese. Un rischio pesantissimo di aggravamento dell'attuale crisi economica che in ultime analisi farebbe saltare la stessa stabilità dei conti pubblici. Se ne stanno preoccupando finalmente, in ritardo, come sempre, perché gli italiani hanno questo difetto, che fanno le cose sperando, dicevo, ma poi tanto non si applicano. Quindi opporsi, Repubblica, attraverso la penna di Mario Pirani, che dice bisogna cercare in qualche modo di ostacolare questa messa in movimento del Fiscal Compact, la seconda parte del Fiscal Compact. È la filosofia che ispira la proposta di un nuovo gruppo di giovani e meno giovani economisti e studiosi che si sono autodenominati, ma immaginate che titolo, Viaggiatori in Movimento. Che cos'è? Ma voi vi chiamate economia per i cittadini? Viaggiatori in Movimento. Un'agenzia di viaggi, suppongo. Lasciamo perdere il titolo, che non particolarmente qua è stata un'operazione di marketing forse sbagliata, in una facoltà di economia. Qua il marketing ha fatto proprio ciletta, eh? Vabbè, comunque costoro, questa associazione di viaggiatori in movimento, che propone un referendum contro il Fiscal Compact per salvare l'euro! Perché quale sarebbe la conclusione?
se mai venisse messo in esecuzione, che l'economia italiana, non soltanto, vale per tutti i paesi europei che hanno debito pubblico, può riportarlo al 60%, sarebbe la distruzione a favore dei risparmiatori che hanno sottoscritto il debito dei paesi maiali e devono riceverlo, devono vederselo restituito integralmente. Bene, sarebbe la distruzione dell'economia, della struttura economica di Portogallo, Italia, Grecia, Spagna e adesso anche della Francia, che è diventata un paese maiale. E cosa vuol dire? Che ha un debito pubblico che supera il 60% e sarebbe costretta a restituire anche lei, di seguire anche lei l'accordo di fiscal compact. Risultato, lo stanno già, qualcuno ne sta già parlando, questa unione monetaria europea a guida germanica porterebbe alla rovina l'Europa. Sarebbe la terza volta dal 1914, visto che siamo a celebrare il centenario dello scoppio della prima guerra mondiale, la Germania poi ci ha ripetuto nel 1939 e ci riprova per la terza volta, economicamente non più militarmente, a distruggere l'Europa della serie, ma non imparate mai. Bene, ringraziamo Giorgio Gattei e vi diamo appuntamento alla prossima video intervista con Economia per i cittadini.